Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle e benvenuti e benvenute in un mio nuovo video. Come state? Spero stiate tutti tutti davvero bene o che almeno la possiate raccontare. Io ad oggi la posso raccontare, ecco, con sta maglia sono in tenuta casalinga. No, è un video un po' improvvisato, siccome mi ha preso il raptus di sistemare buste, bustine, impicci vari che ho in camera da letto, perché essendo questa casa piccolina, piccolina, piccina, picciò, come vi dico spesso e vi ho detto spesso nei video passati, ho un po' il problema di dove mettere le cose, ok? Non ho una sorta di, come dire, cabina armadio, non ho un ripostiglio, non ho un angolo della casa nel quale poter mettere le buste dei prodotti finiti. Insomma, diciamo che la camera da letto, una parte, diciamo un angolino della camera da letto, lo destino a, che ne so, ai video, ai prodotti finiti, adesso ancora più di prima, perché come vi ho detto in uno dei video pubblicati di recente, ho una infiltrazione di acqua in casa, per cui il punto nel quale mettevo le buste adesso con i prodotti finiti da recensire non esiste più, nel senso che non posso tenere niente sotto e a questo buco, insomma, che c'è nel controsoffitto, e per cui ho trasferito tutto in camera da letto. Cioè, ragazzi, veramente, veramente, se me l'avessero detto qualche anno fa che sarebbe finita così, non ci avrei creduto. Nulla togliere a questa casetta che sapete adoro, adoro veramente, però è veramente piccolina. Ecco, per noi è un pochino piccolina. E allora, appunto, nel rimettere a posto, stavo dando una ordinata un po' a tutte le cose che stanno sparse un po' dappertutto, è venuto fuori. Non lo so come lo intitolerò questo video, adesso lo sto girando, poi ci penserò, ma non so se dal titolo capirete, non lo so, mi deve venire l'illuminazione per il titolo di questo video. E quindi stavo mettendo a posto e ho detto, oh, ma qui c'è qualcosa per il quale posso fare un video. E allora, siccome voglio sistemare queste cose che vi farò vedere tra pochissimo. Che bello quando una non riesce a parlare. Che mi sta succedendo? Ultimamente capita spesso questa cosa, ma semplicemente ragazzi, perché ho la testa piena, piena, piena di cose che girano, che roteano, per cui diciamo che sono un pochino stanca e affaticata a livello mentale. Vi racconterò una storia prima di farvi, cioè la storia di queste cose che sto per farvi vedere. C'era una volta, tanto tanto tempo fa, una meravigliosa fata bionda che viveva in un paese del nord Italia. Questa fata bionda si chiamava Denise. La fata bionda un giorno sui social si incontrò, inciampò, cadde in uno sgangherato canale chiamato Life in Colors. La fata bionda, iniziò a seguire questa sgangherata YouTuber e non smise mai di seguirla, fino a che questo continuo scambio di messaggi divenne più di un semplice segui e di un semplice scambio di, appunto, commenti. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, che successe? Successe che la YouTuber Life in Colors e la fata bionda Denise divennero amiche. Dapprima amiche virtuali e poi, successivamente, dopo anni e anni e anni di amicizia virtuale, le due si conobbero e scoppiò una magia. Nacque un'amicizia meravigliosa. La fata bionda Denise, aveva una grandissima passione, anzi due. Una, la passione per il make-up, per i trucchi, anzi tre. Due, la passione per i profumi.
3, la passione e la compulsione all'acquisto dei prodotti per la pulizia e detergenza della casa. Essendo anche la Life in Colors, la YouTuber, una grandissima appassionata di prodotti per le pulizie della casa, quando le due si incontrarono, appunto dopo anni di conoscenza virtuale, la fata bionda Denise decise di mostrare alla Life in Colors i suoi tesori e la portò in una cantina, la sua cantina, che era la sua cassaforte dei suoi tesori. E disse: "Ti faccio vedere tutti i miei tesori. Scegli quello che vuoi. Ambaramacci, cicco, co, tre galline sul comò, bibidi, bobidi, bu. Prendi la bacchetta e scegli quello che vuoi tu." Ma la Life in Colors non avrebbe mai potuto depredare quell'immensa scorta di prodotti. E allora disse a Denise: "Ti ringrazio, ma non potrei mai privarti di questi tesori." La fata buona Denise, la fata bionda Denise, non contenta della risposta della Life in Colors, che cosa fece? Prese un paio di buste, di quelle belle grosse, e cominciò a prendere di qua di là, tutti i prodotti. Un sacco di prodotti, riempire due buste e disse alla Life in Colors: "Prendete tutte queste cose perché non gliene faccio più, mi sta cadendo addosso tutto l'armadio, devo fare spazio e quindi prendete queste cose e non rompere lo sbalotas." La Life in Colors fu presa in contropiede, prese queste due buste, le si allungarono le braccia di 10 centimetri, tanto pesavano, e se ne andò felice e contenta. Le due si salutarono, si abbracciarono, si diedero un sacco di bacetti e di abbracci, e la Life in Colors se ne andò carica come un somaro. Ti è piaciuta sta favoletta? Mi è piaciuta la favoletta? Ecco, la favoletta altri non è che quello che è successo alla Life in Colors, alla Robby, a moi, a moi. Insomma, ragazzi, avrete capito che la Mrs. Denise è una donna piena di risorse, piena di tutto, dei prodotti, delle risorse, dei profumi, dei trucchi, insomma, c'ha un sacco di roba. E ragazzi, adesso scherzi a parte, mi sono proprio divertita a fare questa cosa, spero di non avervi annoiati, me lo auguro veramente di cuore, ma volevo trovare un modo un po' simpatico per mostrarvi, per farvi vedere i prodotti che questa donna fantastica, ma non perché mi abbia dato i prodotti assolutamente, ma è una persona meravigliosa, la nostra Denise, perché poi ovviamente io penso sempre al Colors gruppo di Telegram, e è una persona veramente speciale, carinissima, gentilissima, e ha voluto per forza di cose omaggiarmi di un po' di prodotti. Non amo, lo sapete, non amo mostrare i regali che mi vengono fatti, l'ho fatto pochissime volte sul mio canale, così come non ho amato mostrare le cose che mi sono state donate dai miei amici Brianzoli, quando sono appunto andata su col maritozzo a fine agosto. Ma in questo caso, trattandosi di prodotti per la casa e non essendo stati prodotti acquistati da nessuno di loro, insomma da lei, mi faceva piacere condividere questa cosa, anche perché non lo so, mi fa simpatia pensare di avere un'amica che sa di farmi contenta regalandomi dei detersivi. No, sta cosa proprio, vabbè, è carinissima. Ovviamente mi goccia il naso, abbiate pazienza, ma questo passa al convento stasera. Mi sa che devo comprare un rossetto rosso, un qualcosa di un po' più, perché qua già la luce è fredda, ma se io metto la luce calda, scusate, fatemi vedere. Se spegni proprio tutto e buonanotte, no, assolutamente fredda. Sì, no, deve essere fredda.
era quell'altra? Così? Forse è così? Come la vedete? Come vedete così? Bordeaux? Forse è meglio così, vero? Mi sa che la luce fredda è meglio. Va bene, vanità a parte. Quindi, vi faccio vedere quello che mi ha donato, il bottino che mi sono portata via dalle scorte della Denise. Ovviamente tutte cose che ha scelto lei, perché adesso scherzi a parte, io no, ragazzi, non avrei voluto prendere nulla, ma perché non mi sembrava carino, cioè mi sembrava quasi di depredarla, ma ragazzi non c'è stato verso. Allora, vi faccio vedere un po' di cosine. Sono una bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 8, 10. Questa ragazzi mi ha regalato 12 prodotti. La signora si è privata di 12 confezioni di detersivi. Allora, vi faccio vedere. Che video anomalo. Va bene, non sono troppo contenta. Allora, mi ha regalato. Ma perché poi, vabbè, io perché nella mia mente ho la scena di lei che prendeva e metteva in questa busta, in queste buste. Adesso ho fatto una busta sola, ma le buste erano due. Smack Brilla Acciaio in un formato da 520 ml, ragazzi, grandissimo. E niente, mi ha regalato lo Smack Brilla Acciaio. Devo dire che lo utilizzerò. Non so se portarlo dal mio papà, perché in questa casa io ho il lavandino in fragranite, il lavello della cucina e il piano della cucina, il piano cottura in smaltato nero. Quindi non ho acciaio in casa. È vero però, ragazzi, che ho le rubinetterie, perché vedete, no, mi sa che me lo tengo io perché tanto. A mio papà glieli compro i prodotti, insomma, non è un problema. No, sto guardando, pure le pentole, però, vedi? Fa brillare a lungo. No, me lo tengo per tutte le rubinetterie. Quindi, cara Denise, vedi che questo prodotto comunque è andato a buon fine. 520 ml di prodotto. Poi, non contenta perché dice che ti regala una cosa sola, ma quando mai? Mi ha donato il Bref pulito facile 4 in 1, pulito profondo, asciuga rapido, brillantezza, fresco profumo, idroalcol, nuova qui dice nuova formula, ora ragazzi non so da quanto tempo lei tenesse questi prodotti tra le sue scorte, comunque un litrozzo di prodotto e io credo che questo credo di averlo già utilizzato in passato il Bref, qui dice è un detergente ideale per la pulizia di tutti i pavimenti e superfici lavabili della casa. Grazie alla sua speciale formula 4 azioni, pulisce a fondo, asciuga rapidamente perché ha l'alcol, ovviamente. E beh, ragazzi, dai, che carino! Poi io ne uso proprio tanto di prodotto per i pavimenti in questa casa. Sì, l'ho assolutamente già utilizzato, e mi piaceva anche tanto. Mi piaceva anche tanto. Chissà se esiste ancora. Sapete che non ci ho nemmeno più fatto caso. Chissà se esiste ancora in questo formato. Onestamente non ci ho fatto caso perché è da un po' che i Bref non li acquisto per lavare per terra. Poi, siccome probabilmente nei miei video o anche nelle dirette che faccio, questa Cristiana mi sente sempre dire siamo in quattro, usiamo tanta carta igienica, la famiglia Colors è molto, come dire, utilizza tanto il bagno e facciamo la fila e dobbiamo correre perché qui il bagno serve a tutti. Giustamente lei ha detto, amore, hai un bagno solo, non si ha mai con tutta questa produzione che fate, vi si dovesse intasare, ta-da! Lo scopettino d'UCS! No! Una cosa simile, diciamo, che serve sempre per sturare, vicinette, scarichi domestici, gel. Ecco, giustamente lei mi vuole bene, quindi dice, Robby, no, preserviamo, come si dice, preveniamo la fuoriuscita, l'otturamento del bagno. E niente, insomma, mi ha regalato questo Vichinette Gel. Anche qua abbiamo un litrozzo di prodotto. E quindi, cara Denise, cin cin, ecco, ti voglio dire solo questo. Cioè, sappiamo tutti quanto costano questi prodotti, ragazzi, eh? Non costa proprio il Vichinette, assolutamente. Poi mi ha regalato il Rio Biologico Amici Domestici, elimina i cattivi odori 7 giorni su 7, analergico, pH neutro, antistatico, non tossico, igiene e protezione per la casa e per chi ci abita, pavimenti e parquet.
anche grandi superfici, ideale per esterni e cucce. Sapendo che io ho la mia zaretta, adesso questo lo snaso perché tanto ci farò sicuramente l'esterno, ma è anche gradevole la profumazione, devo essere sincera, non è male. Qui dice che ha addirittura una certificazione ambientale e qui dice che ha una azione deodorante totale, ok? Azione igienizzante naturale, ideale per grandi superfici, lettiere, cucce, brandine, gabbie, eccetera. Attenzione, non usare insieme ad altri prodotti. 750 ml di prodotti. Grazie, amor. Ragà, che vi devo dire? Io sono un po' imbarazzata a mostrare queste cose, però ci tenevo proprio tanto per farvi capire, ragazzi, che cosa avviene sui social, ok? Non è solo feccia. C'è anche un sacco di schifezza sui social, ma ci sono anche tante belle cose che accadono, tante belle amicizie che si possono creare. Prossimo prodotto è il Bref Pulito Facile 4 in 1, pulito, igienizzato, gentile sulle superfici, rimuove sporco e germi senza risciacquo, ossigeno attivo. Questo è un prodotto che io credo di non aver mai acquistato. Allora, ossigeno attivo, igienizzante, detergente per pulire tutte le superfici lavabili di bagno e cucina. Grazie alla sua formula effervescente all'ossigeno attivo, garantisce un'igiene sicura senza contenere candeggina. Puoi utilizzarlo anche sulle superfici delicate come marmo, ceramica e anche sull'acciaio perché ha un pH neutro. Ecco, questo è un prodotto molto interessante, 500 ml di prodotto e credo che lo alternerò davvero per il bagno e per la cucina. Vediamo come mi troverò meglio, cioè per quale delle due, dei due ambienti mi troverò meglio ad utilizzarlo. Per quale dei due ambienti mi troverò meglio ad utilizzarlo? Ma che italiano è? Ma che italiano è? Via Cal, ragazzi, vi devo dire qualcosa. 700 ml, pure in un formato bello ciccione, ciccione. 700 ml, Via Cal, ragazzi, è Via Cal, rubinetterie, bagno, bla 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 bla. Tanto l'anticalcare si utilizza sempre. Via Cal, un bel boccione che fa mai male, ecco, diciamo così. Poi Chantecler, altro prodotto che non mi dispiace affatto, sgrassatore con candeggina, igiene universale, il classico Chantecler, quello con la candeggina, 625 ml di prodotto, anche qui si può utilizzare un po' per tutto, addirittura vedete per sbiancare i colletti delle camicie che noi non portiamo, grazie a Dio, perché non voglio stirare, ma per tutto il resto va benissimo, per tutti i tipi di superfici, quindi ottimo prodotto anche questo. Poi, ragazzi belli, Napisan, limone e menta. Che vi devo dire? Igiene profonda, spray igienizzante bagno, efficacia contro il calcare e i residui di sapone, rimuove i batteri. Eccolo qua e lo utilizzerò per il bagno, questo assolutamente. E sì, novità superfici bagno, infatti lo chiama, per cui avrò di che pulire il mio bagnetto per un bel po'. Grazie Denise che hai pensato al mio bagno dalla detergenza fino alla disostruzione di tutto ciò che potrebbe otturarsi. Ma che gentile la mia Denise. Poi, dottor Beckman, smacchiatore macchie di deodorante e sudore. Rimuove residui di deodorante e sudore, previene la formazione di nuove macchie, rimuove cattivi odori. Questo mi sarà, devo dire la verità, molto molto utile per le t-shirt che il Riccardozzo utilizza per lavorare. Lui non ha una sudorazione puzzolente, assolutamente no, però dipende molto dalle giornate, quindi a volte può succedere, per esempio adesso mi ha detto mamma, un deodorante in spray di Adidas mi sembra, che gli avevo preso da o da Risparmio Casa in offerta o da Action, ma ha detto mamma, questo no perché ho notato che se sudo tanto non mi copre bene, non mi tiene bene per tutta la giornata. E anche se in realtà in questa casa nostra, noi Life in Color, noi Colors, non siamo dei puzzoni, ecco, diciamo, non abbiamo questa sudorazione così puzzolente, diciamocela tutta. Nonostante siamo dei sudoni, mi piace chiamare così le persone che sudano tanto, siamo dei sudoni, però sicuramente lo odiamo. Oddio, che botta che
Però lo utilizzerò sicuramente appunto come smacchiatore, questo sicuramente, o forse anche per le t-shirt di Riccardo, un pochino sotto le asciluzze, che non guasta. Poi, ultimi tre prodotti che vi faccio vedere, sono tre prodotti di un brand che io non conoscevo e che prima di girare questo video sono andata a sbirciare, a dare un'occhiata, mi sono andata ad informare online, sono andata su Google e mi dice, perlomeno dalla ricerca che ho fatto io, che sono prodotti che si trovano, si rivendono, sono rivenduti su Amazon, ok? E sono prodotti del brand Casanova, con la C però, non con la K come quello delle pentole. Chi fra voi conosce questi prodotti e mi sa dire come ci si trova, se li utilizza, eccetera, eccetera? Me ne ha dati ben tre di questo brand. Allora, uno è un prodotto che sono due sono della stessa tipologia, ma hanno una etichetta diversa. Quindi presumo che siano, che ne so, uno dei due sia stato rinnovato nel packaging probabilmente. E allora, due sono per vetri, specchi, cristalli, pulitore multiuso, non lascia aloni anche sulle superfici esposte al sole. Allora, questo lo chiama perché hanno una dicitura leggermente diversa. Ora vediamo: vetri, specchi e cristalli, pulitore multiuso, non lascia aloni, appunto, anche sulle superfici esposte al sole. Ragazzi, qui abbiamo 750 ml di prodotto, parliamone. Qui dice: è un prodotto d'azione igienizzante, ideale per la pulizia di tutte le superfici lavabili. È ideale anche su superfici esposte al sole, vetrate, tavolini, eccetera. Lascia le superfici pulite e brillanti più a lungo, proteggendole dalla polvere e dai residui di calcare lasciati dall'acqua. L'uso frequente negli interni dona agli ambienti una gradevole sensazione di pulito. Non contiene solventi VOC, componenti organici volatili definiti dalla direttiva europea, bla 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 bla. Non contiene alcol e ammoniaca. Tensioattivi, componenti estratti vegetali, biodegradabile oltre il 90%. Ragazzi, sono curiosissima di metterlo in utilizzo. Chi tra voi lo ha già provato questo prodotto e mi sa dire come ci si trova? Questo è uno, poi sempre appunto di Casanova, come vi dicevo, vetri e specchi multiuso, pulisce e lucida tutte le superfici senza lasciare aloni. Qui dice a pH neutro. Ah, scusatemi, non vi ho letto di questa cosa importante, mi dovete perdonare. Allora, con questo ci si può fare vetri, specchi, cristalli, inox, mobili, schermi TV, computer infissi e oggetti. Quindi anche se lo chiama vetri, specchi e cristalli, è in realtà un multiuso, ma ce lo dice. Questo invece credo che sia un po' diverso. Allora, intanto questo è il packaging, ok? E sono sempre 750 ml di prodotto. Qui dice tutte le superfici lavabili, vetri, specchi, cristalli, acciaio inox, superfici in plastica, mobili laccati, cromature, occhiali, eccetera. Non necessita di risciacquo, non contiene alcol o ammoniaca. Allora, credo che sia più o meno lo stesso prodotto. Abbiano un po' modificato la scritta. Vediamo un po'. Addirittura questo può essere, credo che vada bene anche per l'HACCP. Ok. Anche sì, praticamente è più o meno lo stesso. È lo stesso. Adesso non ho gli occhiali, non ho portato gli occhiali, non riesco a vedere bene tutti gli ingredienti, se sono gli stessi, ma più o meno credo che sia lo stesso prodotto. Cioè, 1,5 litro di prodotto ci avrò di che pulire vetri, specchi, cristalli in questo buco di casa per una vita. E poi, ultimissimo prodotto, dice che te bastano, certo che mi bastano, sono fin troppi, pulitore igienizzante bagno. Pulisce, lucida ed igienizza tutte le superfici del bagno. Non vi ho detto, ma l'avrete capito guardando il video, che è un prodotto made in Italy, tra l'altro. Vediamo chi lo produce. Eurosicura SRL, Torino, Settimo Torinese, Torino. Ecco, quindi è un'azienda piemontese. Allora, questo qui per pulire il bagno. Tutte le superfici del bagno, sanitari, lavelli, acciaio inox, rubinetterie, bidet, WC, vasche da bagno, piastrelle, box doccia, mobili, scarpiere. Usato quotidianamente aiuta a prevenire gli accumuli di calcare e la formazione di incrostazioni, lasciando le superfici brillanti più a lungo. Elimina gli
gli odori sgradevoli. Cara Denise, siccome la Denise ha sentito sempre nei miei video che dico che non pulisco il bagno tutti i giorni, mi ha detto: senti, brutta zozzona, te ne regalo 1, 2, 3, 4. Che altro c'è? Via Cal, tutto, ti do tutto. Ora non hai più scuse per non pulire il bagno. Adesso da come sto dicendo sembra che io sia una zozzona. No, proprio zozzona no. Allora, qui dice spruzzare direttamente, lasciare agire, quindi asportare. Per l'impiego su superfici verniciate e leghe leggere, verificare la compatibilità del prodotto su una parte nascosta della superficie. Evitare l'utilizzo su alluminio, marmi lucidi e policarbonati, box docce, eccetera. Sono disponibili scheda tecnica, quindi questo qui solamente per i sanitari in ceramica. Ecco, lo utilizzerei sicuramente. Beh, ragazzi, io sono curiosissima di utilizzare questi prodotti che non conoscevo. Questa è la storia dell'incontro tra la fata bionda Denise e la youtuber Life in Colors. Ragazzi, che vi devo dire? Cioè, Denise, io non so come ringraziarti di questa cosa, di queste cose che mi hai donato. E pensa, le ho tenute qui da quando sono venuta su a fine agosto, ancora non le ho messe in utilizzo perché ci tenevo tanto a fare un video di questa, a mostrarle in un video queste cose e veramente a ringraziarti pubblicamente, e non solo per questo, anche per altre cose, per altro insomma, perché non è cosa così comune trovare persone come te, te lo dico proprio, come te, ma anche come tutti gli altri ragazzi, fanciulli e fanciulle che ho incontrato su Imbrianza. Ora, in questo caso specifico, sto nominando la Denise perché lei è l'autrice di tutto quello che avete visto, ecco. Però sappiate, ragazzi, poi ne ho già parlato in un altro video, che essere inondati di questo affetto così disinteressato è una cosa, secondo me, non comune nel mondo nel quale viviamo oggi. E non voglio dire che sia solo feccia il mondo di oggi, ma insomma, diciamo che c'è tanta roba brutta che si vede e si sono persi un sacco di valori. Io sono stata molto fortunata perché ho trovato delle persone, e non sono neanche così poche, che condividono il mio modo di vedere la vita, quindi per me è stato un dono immenso. Ragazzi, detto questo, io ringrazio veramente tutti coloro e tutte coloro che fossero arrivati fino alla fine di questo video. Ringrazio in modo particolare in questo video la mia adorata sorella Denise, che non è suora, nel senso sorella nel senso di suora, la mia sorellina Denise, e grazie di cuore tesoro, e vi mando il mio bacio super strano galattico. Vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete, e mi raccomando, lo dico anche in questo video, vogliatevi bene sempre, una pacca sulla spalla, ok, un abbraccio, datevelo ogni tanto un abbraccio, ve lo meritate. Non siate troppo cattivi e troppo intransigenti con voi stessi. Grazie di cuore. Ci vediamo alla prochaine fois, alla prossima volta, e spero che abbiate gradito questo video perché l'ho girato veramente con il mio corazon. Alla prossima, ciao!